Ben ritrovati! In questa puntata ci distacchiamo dagli argomenti che trattiamo di solito. Invece di parlare e visitare ville e luoghi storici, in questa puntata andremo a conoscere un maestro. Ci troviamo a Valdobbiadene e saremo ospitati nel Palazzo Benetton, sede dell'archivio storico Simon Benetton, grazie alla collaborazione diretta con il curatore Arthur Valerio, per incontrare il maestro Giorgio Sini. Allora, andiamo! Pianista, compositore e direttore d'orchestra, il maestro Sini si forma presso il Conservatorio di Venezia e si perfeziona sotto la guida di vari maestri, con un repertorio che spazia dal periodo barocco al romantico e contemporaneo. Ho iniziato all'età di 6 anni, quindi molto giovane, grazie a mio caro papà. Sono figlio d'arte, quindi è stato lui a darmi i primi impulsi allo stimolo a suonare, a avvicinarmi al pianoforte soprattutto. Quindi in qualche modo nasco forse dal mare, visto che ho studiato poi a Venezia, al conservatorio. Quindi da ragazzino avevo 11 anni quando frequentavo il conservatorio e sicuramente l'immagine di Venezia, del mare, e soprattutto questa architettura che a Venezia, questi palazzi antichissimi, millenari, ecco, mi hanno sempre dato una forte emozione, che poi ovviamente ho trasmesso, ecco, nella musica. Infatti ricordo che una delle mie prime composizioni che ho scritto per pianoforte, in realtà di 8 anni, ma soprattutto anche a 14, quando frequentavo il conservatorio, ho scritto il mio primo notturno, dedicato poi a Venezia, quindi notturno veneziano. Una fase particolare che sicuramente ha segnato il maestro è stato il periodo in cui ha vissuto a Belgrado, in cui si è trovato suo malgrado a dover vivere nel mezzo del conflitto dei Balcani. Ho una testimonianza che vorrei ricordare, molto bella. Ricordo un concerto, 1998 mi sembra, allora suonai come in qualità di pianista ricordo il quintetto di Respighi, per pianoforte e quintetto d'archi, e lo eseguì assieme al quartetto di Belgrado. Era un concerto in diretta per la radio e concerto anche con il pubblico, sempre il mattinè. A quel punto eravamo già seduti nel palco, però mancava la viola. Ricordo bene il nome, era Dea Rokovic, che era la prima viola della radiotelevisione. Com'è che non arriva? Ma perché non arriva? Seduti, poi c'era anche il direttore di produzione che guardava allora. A un certo punto guardai in fondo alla sala e vidi una figura alta, ma si avvicinò e guardai bene e vidi proprio Dea Rokovic con la sua viola che si avvicinava di fretta. Dea, in tardo, forza, insomma. Salì nel palco e lo vidi con la tuta milenica, militare, allora era dei serbi. E mi disse però una cosa avvicinandosi. Sai Giorgio, ti ricordi ieri sera quel bombardamento che ci fu? Cos'è? E io ho visto delle cose terribili, però questa sera vado con la contraerea a sparare contro gli aerei per difendere la mia famiglia. Non sto con la politica, non sto con nessuno, ma io devo difendere la mia famiglia. Per cui oggi non suono con le frac, noi avevamo i frac allora, e lui suonò con la tuta mimetica. Bene, finito il concerto, ricordo che lo abbracciò. C'è anche una foto, un documento, lo abbracciai e vidi questo suo sorriso
Io con il frac e lui con la tuta mimetica da militare, pensando, mamma mia, questa sera invece di fare il musicista andrà a usare un'arma che non dovrebbe. E lì un abbraccio meraviglioso, ricordo che il pubblico si alzò in piedi e in quel momento ci fu un'unione che solo la forza della musica poteva dare in quel momento. Ecco, anche le sue parole: non sto con la politica, non sto con questo, ma io devo difendere la mia famiglia. Valore assoluto, la famiglia e la musica. E non dimenticherò mai quel momento. Al suo ritorno in Italia nascono nuovi incontri e nuovi progetti. Ho iniziato una collaborazione con Radio Veneto 1 e assieme al patrono di Radio Veneto 1, Roberto Ghizzo, abbiamo avuto un'idea di costituire un'orchestra sinfonica. E, insomma, un progetto molto ambizioso, però la tenacia anche del direttore di Radio Veneto 1 di portare avanti questo progetto culturale ha dato i suoi frutti e difatti dopo poco tempo Radio Veneto 1 aveva la sua orchestra sinfonica, diciamo degna anche delle radio anche straniere come la radio tedesca, che hanno proprio anche per statuto addirittura l'orchestra sinfonica classica. Una collaborazione, ripeto, che è durata più di 10 anni, quindi durata molto, e ha portato anche la radio ad essere la prima radio storica privata, ovviamente la prima radio storica privata in Italia ad avere appunto la sua orchestra sinfonica. Questo è stato un traguardo, appunto grazie ovviamente al patron di Radio Veneto 1, un traguardo veramente molto importante e interessante. Da giovanissimo il maestro Sini ha scritto diverse composizioni. L'ultima, uscita recentemente, si intitola Angel of My Piano. Questo CD è nato in un periodo abbastanza difficile che conosciamo purtroppo tutti, abbastanza attuale, che è stata la pandemia, per cui che siamo rimasti insomma bloccati, chiusi. Per cui c'è anche il brano che è ispirato in questi momenti, che si intitola Enigma profondo. L'enigma, ecco, diciamo, della vita, l'enigma umano, dei drammi umani, che a volte ci chiamiamo, ma perché a volte la vita è così, a volte anche difficile, ma sicuramente anche meravigliosa. E insomma, sono raccolti 10 brani, per questo appunto Enigma profondo, che ha questa fonte di ispirazione nei momenti difficili della pandemia. E il primo brano anche invece è dedicato a San Francesco, che poi ho consegnato il 9 febbraio alla Sala Nervi a Papa Francesco. In occasione dell'anniversario dei 1600 anni della Fondazione di Venezia, nel 2021 è stata fondata l'Orchestra da Camera I Solisti della Serenissima, sempre diretta dal maestro Giorgio Sini.
sono tra l'altro scelti tra i migliori musicisti della nostra terra veneta, e sempre portando ovviamente, dando anzi voce alla cultura veneta con la nostra musica. E su queste note concludiamo qui il nostro incontro. Noi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!